Ma non hai l'impressione che si faccia molto per la vela di massa, nel senso che quando i ragazzini sono giovani c'hanno allenatori, trasferte tipo in Optimist, trasferte allenatori, eccetera, eccetera. Poi come si passa di classe, un po', soprattutto i talenti vengono un po' abbandonati, vengono lasciati a se stessi. Io penso di sì, però anche qua non mi trovi d'accordo sul termine che ha usato, cioè noi in Italia non stiamo facendo vela di massa, noi stiamo facendo un agonismo molto spinto in alcune classi, che è diverso, a cui inevitabilmente partecipano molti ragazzini, sempre in alcune classi, ma non è una vela di massa, qua non si sta facendo una politica, diciamo, in un comparto di atleti di un giovane età. Una politica di volta all'innamoramento, a far innamorare la gente del mare. Qua si tira il collo in molti casi a dei ragazzini che di fatto compiono carriere lunghissime, cioè molte volte sbarcano diciamo, da barche che dovrebbero essere iniziatiche, sbarcano dopo 10 anni, e dopo 10 anni molti hanno le palle piene e quindi smettono addirittura di andare in barca. Molti altri continuano, ma molte volte se si va a guardare sono più quelli che continuano sono più quelli che non hanno avuto risultati di prestigio a livello diciamo, iniziale rispetto a quelli che invece le hanno ottenuti. Noi abbiamo avuto molti campioni del mondo in alcune classi under 16, ma questi magari non sono neanche arrivati al comparto olimpico. Se tu vai a guardare l'età del comparto olimpico, ti accorgi che qualcosa non quadra. Cioè, a fronte di anni, 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 anni di investimenti, di giri per il mondo, di partecipazione a campionati, di coppe, di casini, di madonne, noi abbiamo sempre gli stessi. Il 4,70 è sempre il 4,70, la tavola è sempre la tavola, il 49er da 10 anni è sempre il 49er e la star è sempre la star. Non abbiamo travaso, cioè questi, ecco, ci auguriamo quest'anno con, per esempio, una sorpresa molto piacevole è stato il campionato italiano laser, dove ha vinto di fatto un ragazzino, chiamiamolo ragazzino. Comunque un ragazzo che non è ancora entrato nel giro olimpico vero e che di fatto ha seccato tutti quanti. Questo è un sintomo positivo. Il 470 ha vinto Zandonà di nuovo, nella star Colaninno Dalì. Cioè, Fortinaner ha vinto Tita, un ragazzino, ma di nuovo ha vinto perché non abbiamo il sigello che regatavano. Comunque un ragazzino gli ha fatto piacere. Tita camminava forte anche Come? nell'Ottimist. Tita camminava forte anche nell'Ottimist. Tita camminava forte nell'Optimist, ma non credo che tu possa tirare su una coppa di Tita. O se la tiri su, mi sbaglio io. Ma non credo che tu mi possa far vedere un campionato, una coppetta di campione del mondo Optimist, per esempio. E Tita, ti dico adesso lo sto conoscendo meglio perché l'abbiamo inserito già l'anno scorso, di fatto Tita è stato inserito nel giro insieme a Sibello, quindi si allena regolarmente insieme, ancora oggi è qua, stiamo uscendo qua a Loano. Di fatto è un tizio che se tu lo vedi riconosci subito qualcosa di diverso, questo ha una volontà e una voglia di andare in barca che lo fa somigliare molto molto a un tavolaro, ossia non si ferma alla classe, solo quella. Se appena può balza in acqua e piglia qualsiasi cosa possa farlo galleggiare, quindi è capace di andare col 49er, ma capace di andare col 39er, ma capace di andare col Mott, è capace di andare col Kite, sta imparando ad andare in sonda onda, cioè, lo vedi che è differente, però Benissimo. ripeto, cioè, non è che ce ne sono molti, è così, e soprattutto anche qua è aiutato come dire, da una situazione familiare molto, molto favorevole, cosa che molti altri non possono avere, perché dico, la vela, molto di più che le tavole, non è uno sport che possono, tra virgolette, fare tutti, i costi sono obiettivamente molto alti, le barche hanno dei costi che non so veramente come si possa in un ambito familiare da soli sostenere, bisogna avere stipendi che hanno parecchi zeri. Ah, io ho mio figlio grande che sta mollando i 420 per giocare a calcio, sto facendo i salti di gioia io. Ripeto anche qua, il 420, 420 nuovo, una classe molto viva, molto, come dire, molto attiva, però molte nazioni ad esempio la saltano, fanno passare i ragazzetti dall'Optimist al 470 Va bene, dai. e di nuovo anche qua Pedro, sono problemi. ti abbiamo rotto le balle abbastanza. Ti abbiamo fatto questa Mi sa che intervista. te l'ho rotto più.
No, 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 già sei, già parli bene. mi sa che tu hai annoiato. No, no, no. E, tra l'altro, durante l'intervista abbiamo messo questa foto dove sei, probabilmente in questo posto qui è Folloni, che sei a fianco a Gigi Barrella. Ma Gigi Eh camminava, sì, Folloni, Folloni, Gigi camminava, quando. che sarà, andava benissimo, davvero, andava veramente come un treno.